Bentrovati dall'Ostia Antica per questo match della quarta giornata di Serie A2 di Lega Calcio A8 a scontrarsi e a contendersi i 3 punti. Roma Lido contro All Blacks Longarina. Poi con il petto la mette giù molto bene Mereu, cerca un dribbling su Martella ma non lo trova. Ancora verso Prosperini il velo, Bonacci, Martella! Arriva il gol del vantaggio della Roma Lido. Fraseggio molto bello da parte dei calciatori, il finalista è sempre lui, Martella. Perini. Grozov prova la girata a lato, nulla di fatto. La mette per terra. Bonacci riconquista il pallone, prova ad inserirsi in area di rigore. Bonacci prende l'esterno della rete, illusione ottica del gol. Martella sul punto di battuta, va col destro in porta, la palla rimane lì, poi la deviazione non arriva di Bonacci. Bonacci raso terra, la scivolata. Finisce il primo tempo, la Roma Lido conduce 1-0. Finisce comunque il rapiedi di Bonacci che salta un avversario verso Genualdo. Si sposta la palla sul destro Genualdo, la conclusione, deviazione del portiere. Arriva poi il gol. 2-0 della Roma Lido. Malido, Bonacci come al solito al centro delle offensive dei giocatori in maglia nera. Ora il traversone al centro, il raso terra che mette in difficoltà i difensori. La deviazione sfortunata di Dandini per il 3-0 della Roma Lido. Ora provano a giocare in verticale i giocatori dell'All Blacks e Longarina. Pressato, prova col sinistro, la palla è scivolosa causa la pioggia. Arriva il 3-1 dell'All Blacks Longarina che prova a riaprire il match. Genualdo recupera la sfera. L'appoggio con l'esterno verso Bonacci. Prosperini prova col mancino di pochissimo al lato. Si porta la palla sull'out, non esce, rimane in gioco. Doppio passo, si appoggia su Genualdo dal fondo e col mancino infila il portiere per il gol del 4-1. Si porta la palla sul destro, supera Bonacci, supera anche Prosperini, va con lo scavetto verso la porta. Di poco sopra la traversa. Possesso, ripartenza dell'All Blacks Longarina, 4 contro 2. Apre sulla destra, la mette al centro. Il colpo di tacco con i piedi del portiere. Ancora il numero 9 a tu per tu. Da due passi trova il gol del 4 a 2. Martella verso Genualdo. Ma ancora Martella al centro per Bonacci. 5 a 2 della Roma Lido che mette il risultato in cassaforte. Recupera palla Martella insieme a Bonacci. Sale Bonacci. Apre verso Prosperini. La mette al centro. Bonacci non la tocca. Arriva Genualdo. 6 a 2. Triplice fischio del direttore di gara. La Roma Lido conquista i 3 punti, vincendo 6 a 2 sull'All Blacks Longarina.